Ciao a tutti, io sono Giovanni e voi no. Non ve l'aspettavate? Signori, fa caldo, caldissimo, non si respira in questa stanza, non ce la faccio più, non posso neanche aprire la finestra perché ci sarà sicuramente un gran casino là fuori. E dal momento che fa caldo per me, ma farà caldo anche per voi, ho deciso stavolta di andarci leggero, di deliziarvi con una recensione di un film non particolarmente impegnato, ma un film di intrattenimento con il quale potrete divertirvi una bella serata con gli amici un giorno che non avete niente da fare. E come al solito mi butterò sul mio genere cinematografico preferito, la fantascienza. Ma non la fantascienza hollywoodiana, quella fatta con i miliardi. No, 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 la fantascienza quella terra terra, quella che piace a me, con poco budget e tanto cuore. E il film di cui vorrei parlare oggi non se l'è cagato praticamente nessuno. È una produzione statunitense, un film del 2014 per la regia di William Eubank ed è The Signal. Ora, The Signal non va confuso con il film del 2007, che si chiama allo stesso identico modo, ma è tutt'altro genere. Questo The Signal invece è un film di fantascienza del 2014 e, lasciatemelo dire, non era niente di quello che mi aspettassi di vedere. Il protagonista è Nick, un ragazzo dalle sopracciglia più belle delle mie. Un giovane atleta, uno che al liceo aveva vinto molte gare di corsa, prima che la distrofia muscolare, guardate le sfighe della vita, non l'avessero ridotto con le stampelle. Sì, un brutto momento per il nostro Nick, soprattutto considerando il fatto che la sua ragazza, Ailey, sta partendo per trascorrere un anno in California. Inoltre Nick ha un migliore amico, di nome Jonah, che è un nerd occhialuto che in Italia ha avuto lo stesso doppiatore di Draco Malfoy. Vabbè. Questo terzetto di amici, ovvero Nick, Ailey e Jonah, hanno qualcosa in comune, ovvero sono ragazzi molto molto brillanti e studiano all'MIT. Massachusetts Institute of Technology. Lo so che lo sapevate. La trama parte quando si scopre che Nick e Jonah sono perseguitati da una sorta di hacker, un certo Nomad, che come se niente fosse entra nei loro computer, nei loro server, li spia con le telecamere e si prende anche il lusso di prenderli in giro via email. I due ragazzi però non si fanno fregare e credono finalmente di averlo localizzato. Dopo un lungo viaggio in macchina riescono a rintracciare il segnale in un casolare sperduto in mezzo al nulla. Vedono delle cose, qualcosa li attacca, insomma tutti e tre svengono e vengono rapiti. Nick si risveglia palesemente sedato su un lettino di ospedale in quella che sembra una sorta di base segreta militare, tutta bianca con le porte di vetro a tenuta stagna e questi tizi che vanno in giro con le tute anticontaminazione. Uno di questi tizi, impassibile come non mai, comincia a interrogare Nick. Gli fa delle domande, gli fa fare delle scelte, gli fa tipo prendere delle pillole. Certo, quando questo tizio è interpretato da Lawrence Fishburne, è ovvio che devi prendere delle pillole. E comunque dice a Nick che loro sono lì perché hanno subito una probabile contaminazione aliena. Ma Nick a questa cosa non ci crede minimamente, capisce che c'è qualcosa che non va in quella struttura. La gente è strana, gli orologi non funzionano. Sia Ailey che Jonah sono ricoverati lì, proprio come lui, ma in nessun modo glieli fanno incontrare. Insomma, capisce che deve cercare di fuggire da quel luogo. Siamo arrivati a circa 20-25 minuti di trama. Da qui in poi non vi dico più niente. Quello che posso dirvi è che questo film non è il film di fantascienza che vi aspettereste di vedere. È un film per chi vuole sorprendersi, per chi vuole aspettarsi l'inaspettato. Ok, andiamo avanti. All'inizio può effettivamente sembrare la solita minestra riscaldata, ma cambia continuamente. Comincia con l'essere un film molto realistico, molto con i piedi per terra. Passa attraverso l'horror in point of view per diventare poi un thriller psicologico. Tocca la fantascienza per arrivare all'escape movie fino a raggiungere scene da film d'azione alla Michael Bay. E il finale... il finale. Diciamo che è un film di fantascienza in cui niente è quello che sembra. E considerando che c'è Lawrence Fishburne, è strano, è molto molto strano. Ma pur essendo un film che cambia continuamente, è quasi schizofrenico, è in realtà un film incredibilmente organico, grazie anche a una regia e una fotografia che cambiano continuamente seguendo i vari generi che il film va a toccare, ma rimangono comunque incredibilmente coerenti con se stessi. Per sua stessa natura, il film non può essere perfetto, deve avere anche quei piccoli difetti che lo fanno funzionare come genere, come quei pochissimi in realtà rallenti tamarri nelle scene d'azione. E gli effetti speciali sono pochi, ma gestiti perfettamente. Questo film è
costato 4 milioni di dollari. Per gli standard attuali di Hollywood è una miseria. È un film con 3 location, 4 attori, titoli di coda brevissimi. E il budget sarà sicuramente servito per gli effetti speciali impeccabili e... sì, per il cachet di Lawrence Fishburne. Ma pur essendo costato così poco, ha incassato poco più della metà. È stato un flop allucinante. E non stento a crederlo, voi ne avevate mai sentito parlare. Se un film non lo pubblicizzi, la gente non lo vede. Ed è per questo che ogni tanto piace pubblicizzarli a me questi film. Recuperate The Signal, secondo me potreste davvero davvero divertirvi. Detto questo, io vi saluto e vi aspetto a una prossima puntata che, se siete un po' intelligenti, forse riuscite anche a indovinare di che parlerà. Ciao belli.